Grazie per chiudere i vostri microfoni. Buonasera veramente a ognuna e ognuno che si stanno incontrando per quello che vuole essere un tempo di benedizione, per richiamare coscienza di pace. Nelle coscienze che non stanno vibrando con la pace o per loro decisione o perché si trovano in luoghi che sono sotto le decisioni che non vibrano con la pace. E allora, amiche, amici cari, incominceremo con il canto del Om. Shanti Om, che significa proprio Om, pace Om. L'Om, sappiamo dal grande maestro Paramahansa Yogananda, è la vibrazione più intelligente di tutte e lui dice: quando la fai passare attraverso di te, tutte le altre vibrazioni si armonizzano, ha il potere di armonizzare tutte le altre vibrazioni. Allora, quello che faremo è di fare vibrare l'Om attraverso la nostra voce in quelle terre, ovvero come vedendo che stiamo cantando, che viene cantato questo mantra Om Shanti Om, ovvero Om Pace Om, viene cantato tramite la nostra voce in quelle terre. Se questo per voi è troppo difficile da visualizzare, allora proiettate, letteralmente proiettate la vostra voce là. Dunque, incominceremo innanzitutto con un respiro. Saluto tutte le carissime persone che si stanno riunendo ora anche nel nostro gruppo di preghiera in Zoom. Buonasera a tutte e tutti, gentilmente i microfoni cortesemente spenti, li sto spegnendo io, ma anche voi gentilmente se possiate avere questa accortezza. Allora, incominciamo per favore con tre respiri lunghi, lenti, profondi, tre sacri respiri per essere qui, presenti in spirito. Incominciamo tutto dal naso, respiri di pace per infondere pace in noi, come se tu stessi respirando pace ed espirando inquietudine, irrequietezza, agitazione. Profondi tre respiri di pace, schiena dritta ma morbida, accogliente. Ed ora, proiettando la tua voce verso quelle terre, verso quelle coscienze che sono in guerra o che stanno subendo una guerra, che hanno il karma di star subendo una guerra. Om Shanti
pace divina verso quelle terre, o immagina che questo mantra Om, presenza divina, pace Om, venga cantato permeandosi vibratoriamente nel campo vibratorio di quelle terre, di quelle persone. Raggiungono tutta la superficie di quelle terre, tutte le abitazioni, tutte le persone, tutti i luoghi interni ed esterni, tutti i cuori, tutte le menti, tutti i corpi, tutti i pensieri, tutte le motivazioni ovunque, la storia dietro le motivazioni, la storia nota e non nota. Queste vibrazioni arrivano come luce saturata di coscienza, di pace, di potenza, di pace, toccando, trasmutando, sintonizzando con la coscienza divina di pace tutte quelle menti, quei cuori, quelle coscienze, quei luoghi, la vibrazione della storia di quei luoghi. Siamo 75 voci più tutti coloro che come famiglie sono lì in Zoom, quindi tutte queste voci siano canali coscienti
di vibrazioni divine di pace, che sono intelligenti e potenti. Om Shanti. Queste vibrazioni cariche, sature di presenza divina di pace, potente, intelligente, si unisce all'aspirazione alla pace di tutti i cuori in quelle terre, tutti quei tanti cuori che vogliono solo la pace. Senti che diventa una vibrazione potente. Senti che nell'emanare queste vibrazioni sei supportata, supportato dalle irradiazioni di pace che esudano da tutti i maestri viventi e non più in un corpo, da tutte le sante e i santi viventi o non più nel corpo, che, come dice Yogananda in autobiografia di uno yogi, cooperano insieme irradiando emanazioni redentrici per tutti noi ed ispirando le nazioni a non cedere alla tentazione delle guerre suicide. Sono sue parole letterali: cooperiamo. Sentiti monastero buddista, monastero carmelitano, picco sulle Ande, grotta himalayana, sinagoga, tempio, moschea, vivente. Thank you.
Sentiti preghiera vivente di pace che incarna le preghiere di pace di tutti i passi di pace dei maestri che si sono incarnati nel tempo. Rimani se puoi fermo e mentre respiri tutto naso, sia l'inspiro che l'espiro, immagina che stai respirando con la Madre Divina in quella terra e inspirando in silenzio, senza muovere né labbra né lingua, dici: io sono la pace. E quando espiri, sempre dal naso, sempre senza muovere né labbra né lingua, dici: io sono la calma. E figuri che in questo respiro sta respirando quella terra, tutte quelle persone, dicendo, pronunciando, vibrando: io sono la pace, io sono la calma. È un'affermazione che questo maestro Paramahansa Yogananda dice di fare quando vieni attaccato o agitato da qualcuno o qualcosa. Contribuiamo in un respiro all'unisono, in sintonia con la Divina Madre, figurando che sia quella terra con quelle persone a dire: io sono la pace, io sono la calma. Io sono la pace, io sono la calma. Io sono la pace, io sono la calma. Adesso fai un respiro di preparazione a questo che è una modalità, la più semplice ma altrettanto naturalmente potente, che Paramahansa Yogananda
ha donato come mezzo per l'aiuto alla guarigione a distanza, anche per l'autoguarigione, ma in questo momento vogliamo proiettare presenza divina di pace, catalizzarla, attivarla in quella terra e in quelle persone. Allora, sfregheremo insieme i palmi delle nostre mani fino a sentirli caldi, vibranti, formicolanti forse. Dunque un movimento, se sei nuovo a questo, siete in tante persone, sia tra Facebook e Zoom, allora facciamo questo in un modo dinamico. Quando le sentirai vibranti, formicolanti, caldi, questi palmi delle mani, li apriremo e poi insieme proietteremo questi OM tre volte, pronunciamo bene la M, OM, vedendo che luce potente raggiunge quella terra e raggiunge le coscienze, tutte. Rimanendo lì con le mani aperte, vediamo che un potente flusso di luce che è coscienza divina, che è presenza divina, vibra di pace esattamente là. Anche se non vedi niente o non sei talentuoso nel immaginare, nel visualizzare, è lo stesso, lo vogliamo insieme. E vogliamo sentirci potenziati dalla presenza cristica che ha promesso, quando due o più sono raccolti nel mio nome, io sono fra di loro, quel nome è l'OM. E in silenzio noi vogliamo che tutto questo sia in opera, attivando questa preghiera. È una preghiera che Yogananda dà prima della pratica di questa metodologia. Se vuoi la ripeti, se ti senti a tuo agio nel ripeterla in silenzio, mentre continuiamo a tenere le mani così e a operare questa attivazione, catalizzazione e canalizzazione. Divina Madre, Signore Dio, Spirito Infinito, qualunque sia il nome che ti diamo, tu sei onnipresente, tu sei in tutti i tuoi figli, tu sei ovunque, tu sei là in quelle terre, tu sei là in ognuna di quelle persone, in ognuno degli esseri, là, inclusi anche tutti i cari animali. Manifesta la tua presenza guaritrice, e potremmo aggiungere la tua presenza di pace, la tua presenza di saggezza, la tua presenza di intelligenza volta alla realizzazione e manifestazione dell'amore. Manifesta la tua presenza in ogni corpo, in ogni luogo, in ogni dove, tutto il tempo, là. Sciogli questi gangli di ignoranza, di follia, scioglili. Qualunque ne sia la loro origine, sciogli, sciogli. Soffia, soffia, spirito, soffia, 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 soffia via le nubi oscure della mancanza d'amore, della non conoscenza del piano che siamo qua a realizzare, che è di fratellanza, di pace, di reciproco nutrimento, nel riunirci a chi siamo,
infinita luce, infinita pace, infinito amore. Così sia. Amen, amin, om. 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 Adesso, amica, amico caro, fai un respiro profondo per riconnetterti un momentino con te stesso, riposa pure le tue braccia, forse sei stanco, sei stanca. Ci riprendiamo un momentino. Ricordati che Yogananda dice che il canale è benedetto da ciò che passa attraverso di lui. Quindi siamo tanto benedetti nel fare questa pratica d'amore. E adesso, per favore, immagina di avere una cara amica, un caro amico, vivo o forse che ha lasciato il corpo, o forse un caro animale, o care persone che hanno bisogno di guarigione. Hanno bisogno di liberazione. Liberazione da che cosa? Dall'oscurità che forse sta tormentando il loro spirito, o la loro mente, o il loro cuore. Immagina di avere davanti a te questa persona, viva o non più viva. Forse un'anima che sai che ha bisogno di luce per continuare il suo percorso evolutivo, perché tu sai quale situazione aveva lasciato quando ha lasciato il corpo. Ebbene, ora ugualmente sfreghiamo i palmi delle nostre mani e la preghiera è sempre uguale. Signore Dio, Madre Divina, Infinito Spirito, tu sei onnipresente, tu sei in tutti i tuoi figli, tu sei in lei, lui, loro. Manifesta la tua presenza guaritrice, liberatrice nel suo o nel loro, lo sai tu cosa stai facendo? Corpo, nella sua mente, nel suo cuore, nella sua coscienza. E poi ancora una volta apri le braccia, le mani, ancora così. Con le mani così, se puoi, se riesci, e vedi che luce potente. Ricorda che luce vuol dire presenza divina. Se non vuoi vedere la luce, vedi pace, vedi l'amore, ma tutte sono in realtà presenza divina, qualità diverse della presenza divina. Ebbene, vedi circondata la persona da tutta questa luce, amore, pace, presenza divina, e vedi che pur rimanendo nella sua circonferenza infinita, spazio infinito intorno a lei, vedi che incominciano a permearla. E vedi proprio che quale spugna o terra desertica dove finalmente piove, essa, lei, lui, anche l'anima assorbe. Ricordati, Yogananda dice che anche se quell'anima, poniamo il tuo bisnonno, si fosse già incarnata in un altro corpo, lo raggiunge. Che meraviglia! Allora vedi luce potente che permea questa persona, la permea, si impregna in lei, la satura, verbo molto amato da Yogananda, la satura. E soprattutto, se sai che abbia un problema emotivo, vedi che quel cuore specificamente, oltre alla totalità della persona fuori e dentro, ma specificamente quel cuore, viene inondato, pervaso di luce che guarisce. Le tue mani si muoveranno forse da sole, va bene? Allora luce, luce potente che apre porte, supporta, rimaste chiuse per lutti, dolori, ferite sue ereditate, richiamate karmicamente, eccetera. E così, se abbia problemi mentali, memorie che lo tormentano, pensieri ossessivi, compulsivi, psicosi, eccetera, eccetera, vedi i segni, le cicatrici non sciolte di traumi, vedi che quel cervello viene permeato di luce. Permeato di luce. Vedi che il tuo Om continua a emanare
potenza guaritrice in quel cervello, in quel cuore o in tutta la struttura cellulare della persona o in quell'organo dove forse tu sai la persona abbia un problema o in quelle carte legali dove forse sta combattendo una causa. Non è nostro compito definirla giusta o non giusta causa che karmicamente sta vivendo. Guarda, tutto questo lavoro l'ho fatto oggi in carcere a Spoleto. Che cose meravigliose che sono emerse. Allora, causa legale, non, carte legali, oppure situazione finanziaria. Ugualmente, sono forme di malattia, capisci? Le malattie della nostra coscienza in realtà sono segni karmici, no? Ancora da sciogliere. Ebbene, vedi che tutta questa vibrazione giunge a tutto questo e incomincia osmoticamente a riarmonizzare tutto questo. Amica, amico caro, appoggia, riposa pure le tue mani, le tue braccia ed ora facciamolo per te. Per te, allora, tutti coloro che siamo, non ci conosciamo mica necessariamente, ma insomma, anche adesso su Zoom magari vedo le persone, voi non vedete su Facebook, ma e truly, veramente, it doesn't matter. Allora, non importa, adesso vogliamo che questa stessa pratica raggiunga ognuno di noi, nel senso che ognuno di me, te, tutti coloro che sono qua, è per te, non devi pensare al cugino Luigi. All'amata Paola, no? Per te, hai capito, amica adorata, amico amato? Allora, ascolta, uguale. Tu sai o non sai di cosa in questo momento hai bisogno, ma sai che c'è un malessere? Allora, che vada là l'om che tutti invieremo, va bene? Allora, Divina Madre, Spirito Infinito, Signore Dio, tu sei onnipresente, tu sei in tutti i tuoi figli, tu sei in ognuno di noi. Manifesta. E tu sei in me. Manifesta la tua presenza guaritrice, liberatrice, in ognuno di noi, in me. Om. E ancora una volta. Ognuno riceva per sé e ognuno mandi al sé di tutti coloro che sono qua presenti e anche che vedranno in videoregistrazione, non Zoom, ma Facebook o in YouTube, insomma. Perché ha un infinito potere di proiezione, ricordalo. Apriamo. Rimani lì, sia nell'essere canale, attivatore, catalizzatore, sia nell'essere ricevente. Sentiti inondato di un amore infinito che ti conosce, che eternamente, fino a che non ci riuniamo a lui, ti supporta nella tua aspirazione alla felicità. Non fa altro che quello. Sentiti raggiunta, raggiunto da questa presenza intelligente, potente, che ti conosce sin dal momento, ci conosce, conosce ognuno di noi, che è noi e che al contempo conosce il momento in cui ci siamo distaccati in questa lunga, tormentosa avventura. Rivelati, rivelati, infinito spirito, ridestami, guariscimi, liberami. Rivelati, ricevimi, liberami.
guariscimi, sciogli, spezza. Taglia ogni connessione, coinvolgimento con l'esperienza e il dovere esperire sofferenza. Ridestami, risvegliami, liberami. Om, tocca tutto di me, permeami della tua presenza che libera, guarisce, eleva, trasmuta, riunisce. All'unico sé che sono, libero eternamente, nella beatitudine. Amiche, amici cari, grazie della vostra presenza. Possa ogni essere senziente d'ogni luogo conoscere la pace, vivere nella pace, ricevere pace, miracolosamente dove serva un miracolo, miracolosamente dove serva un miracolo, e divenga pace. Possa ogni luogo conoscere la pace, vibrare di pace, ogni luogo, ogni dove, adesso. Om, 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 Shanti. Shanti. Om. Grazie. Dio benedica ciascuno di noi e tutto il mondo e tutti. Om. Om Shanti.